abbiamo un protagonista della vicenda di tutti questi anni sulle vertenze Fiat e su come diversamente il sindacato ha vissuto, con diversi punti di vista, questo è logico, con diversi, dico io, questa è la mia opinione, sensi di responsabilità nell'ingaggiare, nel credere volta per volta a ciò che Marchionne diceva, impegnandosi a non venir meno. Naturalmente significa non venir meno nel senso di responsabilità, cioè a controllare riga per riga quello che poi andava fatto, ma prendendo sul serio questa prospettiva come l'unica capace di tenere aperta l'auto prodotta in Italia, di migliorare le condizioni, di metterci più formazione, valore aggiunto, qualità del lavoro anche. Altri hanno scelto altra strada, vi ricordate i lunghi anni dei contenziosi giudiziari della FIOM. E invece è con noi appunto il segretario della FIMCISL Bentivogli. Buon pomeriggio, era anche lei lì, no? Sì, sì, buon pomeriggio da Balocco. Che ci ha capito fino a questo momento? Ma intanto vabbè, sono abbastanza veritiere le vostre considerazioni, però si tratta comunque di evidenziare anche altri aspetti. Allora, prima di tutto c'è un piano di 45 miliardi da qui al 2023, insomma non stiamo parlando di una cosa da poco, e di cui quasi il 5% sull'elettrificazione della gamma di automobili da vendere. Questo significa che rispetto al discorso che fece Marchionne nella sua lezio magistralis a Trento, un po' tutto di sfiducia sull'elettrico. Sì. Era il capo azienda di grandi gruppi meno fiducioso sull'elettrico in tutto il mondo. Esatto, tant'è vero che anche Maserati, Alfa Romeo, Jeep saranno tutte quante elettrificate, addirittura il modello di Alfieri coupé elettrico sarà quello che sfiderà un po' Porsche e Tesla nelle analoghe versioni sull'elettrico. Il piano è abbastanza ambizioso e sfidante, sicuramente quello che si diceva sugli obiettivi di Alfa Romeo non raggiunti riguardano molteplici aspetti. C'è stato un problema con la Cina che in questo periodo ha richiesto Alfa Romeo per un cambio di regolamenti sui concessionari, per cui questo ha rallentato di tantissimo le vendite di Giulia e Stelvio, ha rallentato l'uscita di nuovi modelli su Pomigliano. Quello che noi pensiamo è che ha assolutamente ragione l'amico Paolo Bricco, ci sono tutti quanti i modelli ma non ci sono le attribuzioni e localizzazioni produttive. Su questo è ovvio che il confronto dovrà proseguire prossimamente, perché è importante non solo dove si faranno quei modelli per saturare gli impianti e avere la piena occupazione, ma anche quando partiranno i progetti esecutivi per costruire e lanciare le nuove vetture. Per costruire una nuova macchina ci vogliono almeno 18 mesi da quando la si mette, per cui questi sono tutti aspetti abbastanza importanti. Vedere però che saranno appunto anche delle incursioni nell'auto del futuro, appunto le auto senza pilota di Waymo fatta con Google, e lavorare molto sull'elettrico con una strategia un po' più anche aggressiva rispetto al passato, sono comunque aspetti che noi salutiamo positivamente. Il dato complessivo è che la capacità produttiva dell'area EMEA andrà ad aumentare, per cui questo è assolutamente importante. È molto importante. In un mercato che cambia tantissimo, perché stanno in tutto il mondo, il pezzo che cresce di più sono i SUV, piccoli, esatto, grandi e medi, ma tutte le auto, anche le grandi berline o le piccole, diventeranno dei piccoli e delle grandi SUV. Ecco, questo è un po' quello che cambia, mi sembra che ci sia. Questo significa mettersi in onda con le tendenze del mercato. Io adesso la richiamiamo tra pochi minuti, perché adesso facciamo un po' di pubblicità e vediamo cosa sta succedendo in borsa, perché la domanda che la devo fare è cosa vi aspettate voi dal governo su questo, oltre che su ILVA. Tra poco torniamo un secondo con Marco Bentivogli della FIMCISL e la domanda, visto che il nuovo governo ha giurato, che cosa vi aspettate su piano industriale e quindi piattaforme per stabilimenti di Fiat Chrysler in Italia, e sull'ILVA, e i due primi dossier fondamentali aperti, e quello dell'ILVA credo che venga ancora prima di tutti. Che si aspetta FIMCISL? Innanzitutto considero assolutamente positivo aver accorpato lo sviluppo economico con il lavoro, anche perché il Ministero del Welfare del lavoro si era ampiamente svuotato in questa fase, forse può essere una buona scelta, vedremo come il nuovo ministro Di Maio la interpreterà.
Dal punto di vista programmatico invece le preoccupazioni sono molto forti, perché nel questo contratto di programma industria di fatto non si parla, non, c'è una paginetta sul lavoro che non dice molto, parla solo della, tra l'altro condivido, della reintroduzione dei voucher, ma non c'è assolutamente altro. La questione vera è che si punta sussidiare la disoccupazione in un momento in cui bisogna far ripartire il lavoro, gli investimenti privati e così via. Il problema vero è che quello che si prevede sull'ILVA è un problema gravissimo, cioè immaginare, questa volta è detto con grande chiarezza che lo stabilimento possa essere chiuso, è una follia totale. Basta ricordare che il 52% delle esportazioni italiane sono metalmeccaniche e ovviamente l'acciaio ha a che fare con queste esportazioni, e noi stiamo importando acciaio dall'estero in una situazione di guerra commerciale, se non dobbiamo neanche far funzionare gli stabilimenti che, ricordo a tutti, l'ILVA, Piombino, cioè non sono chiuse per colpa della globalizzazione, ma per una grande capacità di autolesionismo industriale tipicamente italiana, cioè non conciliare l'ambiente, l'occupazione e lo sviluppo come si fa in tutto il mondo. Allora, se si procede con l'idea antiindustriale di seguire, per la verità non ha il monopolio antiindustriale il Movimento 5 Stelle, perché il governatore della Puglia la pensa allo stesso modo, ha detto proprio oggi che i programmi collimano, ma se si pensa di decarbonizzare però non fare la TAP, di sostanzialmente rendere ancora più difficile l'habitat per le imprese e per gli investimenti, noi dobbiamo ben sapere che questa cosa metterà molto a rischio l'occupazione e il benessere degli italiani. Vedremo quale sarà questa risposta che viene dal governo. Intanto grazie a Marco Bentivogli, lo restituiamo ai suoi impegni. Mi raccomando, Bentivogli, per la FIMCISL sì, per le industrie, per l'occupazione, per la formazione, ma un occhio anche all'Italia, perché bisogna tutti i buoni di buona volontà, secondo me devono, sono chiamati anche uno sforzo aggiuntivo, ma questo io so che Marco Bentivogli in qualche misura non ci deluderà. Torno dopo aver salutato Bentivogli al nostro invece Paolo Bricco.